A pochi giorni dal via della 59esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che partirà sabato 26 ottobre, la kermesse è stata presentata a Roma nella serata di gala tenutasi nello scenario del Pio Sodalizio dei Piceni. La capitale del Tartufo Bianco pregiato italiana, insieme ad Alba, ha presentato gli oltre 50 eventi che fino al 10 novembre spazieranno fra cooking show, spettacoli, approfondimenti, talk show, laboratori, visite guidate e ricerche del Tartufo. Tra le novità c'è la seconda edizione del Tartufo Award per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del Tartufo in Italia. Oltre ad Acqualagna ci sarà infatti Amandola, Alba, San Mignato, Parco del Matese e Potenza. Noi viviamo di memoria, di tradizione, perché la Fiera Nazionale del Tartufo è stata ideata negli anni 60 e andiamo verso il 60esimo. E dobbiamo rendere omaggio a quei sindaci che l'hanno ideata in quel periodo e poi l'hanno mantenuta negli anni successivi. Quindi io raccolgo il testimone di tutti i sindaci che si sono avvicendati alla guida del comune. La nostra intenzione è sì ricordare il passato, ma innovare anche per il futuro. Quindi pensiamo alla internazionalizzazione della nostra fiera come nuova prospettiva di sviluppo del Tartufo, che è volano di un'economia provinciale e di un'economia regionale, e ci vorremmo affacciare sul mercato europeo, tant'è che abbiamo già allacciato dei rapporti anche con la vicina Austria, con Vienna, con la quale ci collegheremo durante la fiera per un collegamento in diretta da due piazze dei nostri comuni. Da questa edizione poi il Tartufo Bianco di Acqualagna stringe un accordo di gusto con un'altra eccellenza agroalimentare del territorio, l'olio di Cartoceto DOP, avviando così una nuova fase di cooperazione tra comuni. Diciamo che Acqualagna è sempre vissuta su un preciso equilibrio tra ambiente, natura e gastronomia, con il tartufo che faceva da padrone. Però tutti e tre questi aspetti non hanno mai prevaricato l'altro, tant'è che abbiamo creato un unicum che ci consentirà anche di prospettare un futuro di uno sviluppo che vada oltre al semplice fatto gastronomico, che diventi anche volano di una crescita turistica.